Buonasera, buonasera anche dal TGN, benvenuti a questa edizione purtroppo ampia la pagina dedicata alla cronaca perché è morta la donna di 38 anni che verso le 14:30 è stata investita da un tir in piazzale Loreto a Milano. Dalle prime ricostruzioni del fatto sembra che la donna stesse attraversando il piazzale dalla parte di Viale Brianza in sella alla sua bicicletta. Qui il camion l'avrebbe colpita in pieno travolgendola e uccidendola. Il conducente del mezzo pesante si è fermato a prestare soccorso, ma nonostante il tempestivo intervento di ambulanza, per la donna non c'è stato niente da fare. È infatti morta sul colpo perché erano troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. E destano preoccupazioni le manifestazioni contro il 41 bis indette da gruppi anarchici per venerdì a Milano e sabato davanti al carcere di Opera, dove si trova Alfredo Cospito in sciopero della fame. Intanto la Procura della Repubblica ipotizza il reato di atto di terrorismo, l'attentato contro le auto della polizia locale. Sentiamo Alberto Carreras. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi e porto di armi da guerra sono i reati ipotizzati dalla Procura di Milano nell'indagine, ancora contro ignoti, sull'attentato incendiario con Molotov nella notte tra domenica e lunedì scorsi a Milano, in seguito al quale sono state danneggiate due auto della polizia locale in Viale Tibaldi. La Digos, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, sta cercando di identificare gli autori dell'azione di stampo anarchico legata al caso di Alfredo Cospito e rivendicata ieri. Intanto ci sono preoccupazioni riguardo le autoconvocazioni di anarchici antagonisti che manifesteranno contro il 41 bis venerdì alle 18 davanti alla stazione centrale e soprattutto sabato dalle 14:30 all'esterno del carcere di Opera, dove Alfredo Cospito è stato trasferito. Sono previsti non meno di un mezzo migliaio di aderenti provenienti da tutta Italia, una massa critica che ha già messo in allarme la prefettura. Cospito non ha intenzione di interrompere lo sciopero della fame, vuole rinunciare anche agli integratori che gli venivano somministrati. Cospito non ha una vocazione suicida, non vuole morire ed è pronto a interrompere lo sciopero della fame se dovessero sospendergli il 41 bis. Lo ha affermato il suo difensore, avvocato Flavio Rossi Albertini. Cospito, ha detto, non si limita a denunciare la illegalità della sua misura, ma denuncia contestualmente il regime del 41 bis come violazione dei diritti umani. E oggi il consigliere regionale di Più Europa Michele Usuelli, che è candidato con la lista Maiorino, è andato in carcere a trovare Alfredo Cospito e ha riferito che Cospito gli ha detto: io voglio vivere. Questo appunto per dire che lui fa lo sciopero della fame contro il 41 bis, ma in realtà vuole vivere. Cambiamo argomento. Una ragazza di 19 anni, nata a Milano ma di origini sudamericane, è stata trovata morta questa mattina intorno alle 6:45 allo Yulm di Milano. Il corpo della ragazza è stato trovato in uno dei bagni dell'università, nei pressi delle aule studio, con una sciarpa attorno al collo legata alla porta. È stata scoperta da una custode della Libera Università mentre, come di consueto, stava aprendo i locali a inizio giornata. I rilievi della scientifica delineano la scena di un suicidio. E adesso la pagina politica. Oggi ha parlato a Milano il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, anche e soprattutto di autonomia. L'autonomia andrà in discussione proprio domani ed è diventato ormai un argomento anche di campagna elettorale qui per le elezioni regionali. Sentiamo il ministro Matteo Salvini. Domani abbiamo alle 14:30 un'altra riunione sul tema Olimpiadi, perché anche qua bisogna recuperare almeno 2 anni di ritardo e correre, perché per Milano, per la Lombardia, per il Veneto, ma per tutta Italia sarà un'occasione di promozione turistica eccezionale. E poi alle 4 Consiglio dei Ministri, che fra gli altri temi avrà l'autonomia, che significa modernità, significa efficienza, significa futuro. Quindi sono assolutamente felice, soddisfatto e orgoglioso di quello che tutti insieme stiamo facendo. Serve il primo passaggio in Consiglio dei Ministri, è fondamentale. Poi il Parlamento dovrà dire la sua, dovranno essere stabiliti i livelli essenziali di prestazione, quindi, come detto dal ministro Calderoli, il 2023 è l'anno durante il quale tutti porteranno contributi, idee, suggerimenti, miglioramenti e poi si chiude la partita.
E sull'autonomia oggi ha parlato anche Maiorino, Pierfrancesco Maiorino, candidato per il centro-sinistra, che era ospite da noi a Metropolis, intervistato da Stefania Cattaneo. Sentiamolo. Sull'autonomia io ho un atteggiamento molto concreto e laico. A me pare che l'autonomia di Calderoli, poi adesso vedremo in questi giorni, però non abbia grandi gambe per andare avanti. Vedo che c'è una bozza che viene modificata, un po' contraddittoria. Io dico, sono contrario alla regionalizzazione della scuola, che è una Ecco. cosa che era già prevista in altre bozze sull'autonomia, Calderoli l'ha rimessa lì. Sono contrario, sinceramente. Non credo che abbiamo bisogno di una scuola regionale. La scuola veneta, la scuola lombarda, la scuola emiliana, la scuola toscana, Su cosa potrebbe andare mi fa bene anche un po' paura. l'autonomia? Invece c'è un grande tema di come facciamo sì che le risorse, i soldi, arrivino di più nei nostri territori, nelle nostre città, ai nostri comuni. Tutto ciò la regione ancora, cioè, o meglio, la bozza Calderoli ancora non lo chiarisce come potrebbe accadere. Questa è la posizione di Maiorino. In serata ha parlato anche Letizia Moratti di autonomia e ha detto che entra l'autonomia in campagna elettorale, benché il referendum sia del 2017. Quindi, dice Letizia Moratti, viene strumentalizzata per questa campagna elettorale. Premesso che l'Italia deve restare unita, dice Letizia Moratti, l'autonomia per la regione Lombardia è importante. Adesso la sanità, altro argomento che è protagonista di questa campagna elettorale, sempre Pierfrancesco Maiorino ha parlato delle liste d'attesa. Sentiamo. Abbiamo bisogno di un confronto permanente tra le istituzioni regionali e le parti sociali per riscrivere relazioni dignitose. È il minimo da cui partire, anche per porsi insieme l'obiettivo di definire un patto che metta al centro l'interesse pubblico, un'idea sostenibile di sviluppo e le politiche per il lavoro. Lo ha detto Pierfrancesco Maiorino, candidato del centro-sinistra alla presidenza di Regione Lombardia, durante il suo intervento al congresso della CGIL Lombardia d'Assago, dove si è soffermato sulle code nella sanità. Oggi sono le liste d'attesa che contraddicono completamente il senso del servizio sanitario nazionale e fanno sì che ai lombardi si dica una cosa: volete farvi curare, pagate. È una discriminazione inaccettabile, è una forma effettiva di diseguaglianza. E se, come si diceva ieri nella bella relazione, c'è un tema enorme che riguarda la lotta alle diseguaglianze. Nel mondo sanitario la diseguaglianza si sta praticando perché non hanno tutti le risorse per poter mettere mano al portafoglio, per farsi curare secondo modalità dignitose e tempi certi. E questo ha portato all'abbandono dal sistema della cura di un numero enorme di cittadini lombardi. 4-5 anni fa erano 1 su 20, ora sono 1 su 9. C'è uno tsunami. E delle elezioni regionali ha parlato anche il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha detto che la partita è tra Fontana e Maiorino e invito al cosiddetto voto utile. Chi vuole che la guida della nostra regione cambi deve votare per Maiorino. E vi segnalo, dice Sala, anche la possibilità del voto disgiunto, ovvero potete mettere una X sulla persona candidata a presidente e poi mettere un'altra X sul partito a cui vi sentite più vicini. Il presidente della regione sarà eletto in unica tornata e quindi è importante il voto che darete. Questo Beppe Sala, che ha suscitato le ire del terzo Polo. Francesco Asciotti, candidato con Letizia Moratti, dice: il sindaco Sala dovrebbe sapere che l'unico voto utile è quello sui contenuti e quindi dovrebbe avere più rispetto per l'elettorato. Ora andiamo da Fontana, Attilio Fontana, governatore attuale e ricandidato per il centrodestra, che ha detto nello spazio di alcuni mesi, sempre sulle liste d'attesa, le liste d'attesa saranno eliminate ed è uno dei nostri obiettivi principali. E lo ha detto sottolineando che negli ultimi 2 anni gli ospedali si sono dovuti occupare soprattutto dei malati di Covid, che mancano infermieri e medici a causa della programmazione sbagliata a livello nazionale. Sulle liste il lavoro comunque è già iniziato ed è un errore a dire che abbiano a che fare con la sanità privata. Il privato con questa situazione non c'entra niente. Fontana ha anche parlato dell'idea di mettere a diverse zone di Milano l'obbligo, il divieto dei 30 km all'ora e ha detto che un'ipotesi del genere rischia di essere devastante. Penso che sia un sistema che non procuri alcun vantaggio. Si possono creare delle zone sensibili a 30 km all'ora, come quelle vicino alle scuole e agli ospedali, ma genericamente non è una cosa da fare.
Ora andiamo da Letizia Moratti, candidata per il Terzo Polo, che oggi tra le varie cose ha parlato anche dell'importanza dei piccoli comuni. Sentiamola. I piccoli comuni rappresentano un grande patrimonio di Regione Lombardia. È uno dei temi importanti che ho evidenziato in queste settimane nel mio tour nei territori. Perché? Perché i piccoli comuni sono un patrimonio di storia, di cultura, di tradizione, di saper fare, che va custodito, che va valorizzato. Per questo il mio impegno da Presidente sarà quello di far sentire la Regione più vicina a queste realtà, che sono spesso dimenticate, spesso sono lasciate sole, soprattutto per quanto riguarda i servizi e le infrastrutture. Sono orgogliosa di aver sentito il Presidente Mattarella parlare dell'importanza dei piccoli comuni. L'Italia dei piccoli comuni è fondamentale, è decisiva e deve essere così anche per la nostra Regione. Ripartiamo anche dai piccoli comuni per far crescere la nostra Lombardia. E hanno parlato anche l'alleanza a proposito di sanità e di presa in carico. Oggi c'è una nota da parte dell'alleanza tra la sinistra e i Verdi che non crede alla intenzione del presidente Fontana di introdurre una rete di psicologi nelle case di comunità e nelle scuole superiori. Verdi e Sinistra dicono che questa è solo una propaganda elettorale. Nei 5 anni in cui ha governato in Lombardia, ha osservato la psicologa Silvia Soldatesca, che è candidata, non è stato fatto nulla per la realizzazione dello psicologo di cure primarie previsto dal disegno di legge presentato a maggio 2020 e mai attuato in Regione Lombardia, perché si è deciso di far decadere quel progetto. Questa è appunto la dichiarazione dell'alleanza Verdi-Sinistra. A proposito di Cospito, prima abbiamo detto il timore che arrivino troppi anarchici per manifestare a difesa di Alfredo Cospito e quindi contro il 41 bis, è intervenuto anche il governatore Attilio Fontana pochi minuti fa, ha detto: mi auguro che ci sia la dovuta attenzione a quelle minacce che sono inaccettabili. Questo appunto per il timore di una possibile escalation di tensioni il prossimo fine settimana, quando appunto ci saranno 2 presidi anarchici di solidarietà ad Alfredo Cospito. Ora torniamo a parlare di Regione Lombardia. La sanità, l'autonomia sono i temi sicuramente principali, ma l'altro tema è quello delle case popolari e quindi anche dell'ALER. Ebbene, c'è una nota oggi dell'ALER che dice: non è accettabile la strumentalizzazione del lavoro che ALER Milano ha realizzato, in particolare sul tema degli alloggi sfitti. L'azienda, dice la nota, nell'ultimo biennio ha assegnato 3.824 alloggi ad altrettante famiglie che avevano presentato domanda di case popolari. Questi alloggi sono stati oggetto di ristrutturazione nello stesso periodo, utilizzando risorse regionali insieme all'impegno e alla professionalità del settore tecnico di ALER Milano. Questo enorme lavoro ha peraltro ridotto in modo significativo gli alloggi sfitti presenti sul patrimonio di proprietà dell'azienda. Allo stato attuale, nella città di Milano, gli alloggi sfitti di ALER risultano essere 3.504, numero ben al di sotto dei 5.000 sfitti del Comune di Milano nelle recenti uscite riguardanti il piano casa comunale, appunto. Un altro tema che riguarda questo periodo e questo periodo anche di crisi economica è quello del trasporto pubblico e quello delle auto, perché la crisi economica sta strangolando un po' il mercato dell'auto. Molti acquirenti avevano optato per i veicoli usati, ma adesso anche questo settore è in difficoltà perché i prezzi sono decisamente aumentati. Nel 2022 in Lombardia i passaggi di proprietà infatti sono diminuiti quasi dell'8%. Sentiamo Alberto Carreras. Le auto nuove costano sempre di più, il mercato è in frenata e adesso la frenata riguarda anche i veicoli usati. Un'inversione di tendenza che in Lombardia nel 2022 si è tradotta in un calo del 7,9% nei passaggi di proprietà, secondo l'osservatorio di AutoScout 24. Nell'anno delle immatricolazioni, scese ai minimi storici, bloccate dal rialzo dei prezzi di listino delle auto nuove, 26.000 euro il costo medio, e dai tempi lunghi di consegna. L'usato si è confermato ancora una soluzione verso la quale molti si rivolgono, ma l'aumento dei costi ha provocato un rallentamento significativo delle compravendite anche in questo settore.
Nel 2022 la provincia con più passaggi di proprietà è stata Milano, 122.900, il 5,7% in meno rispetto al 2021. Segue Brescia con 58.500, meno 9,4, Bergamo meno 7,1, Varese meno 9,2, Monza con meno 9,3%. L'età media dei mezzi in Lombardia è di 8 anni, mentre a livello nazionale il 54% delle vetture è Euro 6, la metà ha 5 anni o meno. Quasi un lombardo su due, il 46%, ha cercato auto usate alimentate a benzina. La quota di auto ibride ed elettriche rappresenta il 4,7% delle richieste totali, un segmento destinato a crescere nei prossimi anni. Rispetto all'anno precedente, infatti, nel 2022 l'offerta di vetture è cresciuta del 53%. Prima di andare avanti con i servizi, due notizie, perché oggi si è parlato tantissimo a Milano di autonomia, forse anche proprio un po' perché domani se ne parla in Consiglio dei Ministri, ma anche perché è un tema per queste elezioni regionali. C'è una nota di Maurizio Landini, che è segretario della CGIL, che ha detto: il progetto del governo per l'autonomia differenziata delle regioni è un'idea folle che va fermata perché va contro gli interessi del nostro paese e non fa altro che aumentare le divisioni. Invece abbiamo bisogno di unire un paese che è già fin troppo diviso. Questa è la nota di Landini, mentre invece Confindustria ha fatto un appello a tutti i candidati di ascoltare le imprese proprio per l'autonomia, dicendo appunto che la Lombardia devono essere individuati dagli industriali lombardi gli argomenti più importanti, più strategici, e su questo declinare anche l'autonomia. Adesso ancora la cronaca. Massimiliano Sestito, di 51 anni, nato a Rho, l'uomo che diverse indagini descrivono come un elemento di spicco della cosca di 'Ndrangheta, è evaso dai domiciliari. Il 51enne si trovava a casa di suo padre Antonino, anche lui toccato in passato da indagini sul clan, a Pero, nel milanese. Nella notte tra lunedì e martedì i carabinieri non l'hanno trovato nell'abitazione e hanno immediatamente dato l'allarme. Pare che l'uomo abbia spaccato il braccialetto elettronico e poi si sia dato alla fuga. La carriera criminale dell'uomo è di quelle di spessore, infatti nel 1991 era stato lui a premere il grilletto uccidendo l'appuntato dei carabinieri Renato Lio. L'omicidio si era consumato a un posto di blocco a Soverato, in provincia di Catanzaro. Nel tentativo di fuggire, Sestito aveva aperto il fuoco e aveva ammazzato il militare. Omicidio per cui era stato condannato all'ergastolo prima e a 30 anni poi con la pena definitiva. E appunto la notte scorsa è evaso. L'aria, concentrazione di PM10 sopra la soglia di guardia di 50 microgrammi per metro cubo ieri in città. I valori sono stati registrati 69 in Viale Marchi, 71 a Città Studi, in Via Senato, e 60 al Verziere. Adesso cambiamo argomento. Nel contesto della visita pastorale al decanato Barona Giambellino, l'arcivescovo ha dialogato con gli studenti del liceo scientifico statale Elio Vittorini. Tra i temi trattati anche la disuguaglianza. Sentiamo Anna Maria Braccini. Giro la città come un mendicante che cerca la moneta preziosa, quella moneta perduta che è oggi la speranza. A dirlo è stato l'arcivescovo di Milano, che è entrato nel contesto della visita pastorale al decanato Barona Giambellino al liceo scientifico Elio Vittorini per dialogare con gli studenti. Tanti temi affrontati, tra cui quello della giustizia e della disuguaglianza. Come si potrebbero combattere, secondo lei, le disuguaglianze? Non è che noi dobbiamo diventare tutti uguali, ecco. La disuguaglianza però è viziata quando diventa la creazione di condizioni di privilegio e di condizioni di svantaggio. Quindi questo è il grave dramma che stiamo vivendo, no? Che spesso lo diciamo, i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Come si può combattere la disuguaglianza? Ci sono due direzioni da seguire.
Il primo è quello che si diceva, cioè di una solidarietà di base, cioè che la gente si aiuti e aiutandosi si associ e associandosi possa far valere i propri diritti, perché la protesta del singolo non produce niente. E poi la politica, cioè la politica di per sé vuol dire la cura per il bene della polis, cioè della città. La politica è la cura per il bene comune, quindi c'è bisogno di persone che facciano politica non per affermare la propria posizione di partito, ma per prendersi cura del bene comune. Era l'ultimo servizio, vi ricordo però che dopo questo telegiornale e il meteo sarà trasmessa la striscia quotidiana La Chiesa nella città oggi a cura di Anna Maria Braccini. Questa sera un approfondimento della visita al liceo Vittorini. Con questo è tutto, vi ricordo in prima serata questa sera Nova Stadio, approfondimenti di calciomercato e non solo. Arrivederci.